e di igiene, perché poi non metti più le mani nel secchio con l'acqua sporca, qui c'è un piccolo foro. Da questa parte è sigillato. Anche se resti così, non gocciola, ma quando lo mettiamo a testa in giù, guardate quant'acqua che c'è. Eccezionale, addirittura sugli specchi. Schizzi di dentifricio, impronte delle mani, gli aloni, la condensa dopo una doccia. Allora di solito a casa il lavoro di insaponare lo specchio non lo fa quasi nessuno, non che sia vietato o difficile, ma la difficoltà è quella di portarti via tutta quest'acqua e tutta questa schiuma. Anni fa si usava il foglio di giornale, oggi si usa la lama in silicone, perché con un solo e semplice passaggio non solo lo asciuga e lucida, ma ce lo sgrassa addirittura, senza lasciar traccia né di acqua, tantomeno di detersivo.